Ricordatelo, eh?
Giovanni, allora, combattimento entusiasmante, hai trovato un degno avversario anche te? Sì, ho trovato un forte avversario, Pietro Falco, veramente in gambe, l'ho conosciuto 2 anni fa allenarmi in Thailandia. Io mi ricordo che era un 3ª serie in Italia, lui era già in 1ª serie, era già conosciuto in Italia, vuol dire che in questi 2 anni, se stasera ho vinto vuol dire che ho lavorato bene, sono contento, adesso mi aspetta la semifinale lunedì e martedì la finale, sperando di vincere la semifinale. Spero che vada tutto bene e di entrare nella nazionale, dai. Ok, ha dominato il clinch, però sulla distanza sì. E sugli attacchi sembrava Pietro, sembrava un po' più, diciamo, un po' più avanti. Sì. Però sulla corta, diciamo, sei venuto fuori te e si vedeva che accusava anche colpi. Sì, sì, questo sì, lui viene più dal pugilato, dalla kickboxing, sicché è molto più preparato sui calci e il pugilato. Io ho giocato sulla corta distanza, era un incontro di 3x2, sicché tirando a 2 minuti c'è poco per confrontarsi, è tutto in velocità. Ho cercato di giocare molto sul clinch, che l'ho visto che era indietro, infatti sono entrate qualche bella ginocchiata. Era, vediamo di fare anche mani di pugilato e gambe, era un forte avversario, ha combattuto anche di titolo del mondo, no? Di kickboxing 2 anni fa, se non mi sbaglio. Sì, campione italiano e perse per KO contro Dino Orso il campionato mondiale. Sì, 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 sì. Insomma, c'ho anche 70-60 match, ce ne ho 23. Me la sono giocato, dai.